Luca. Ciao Luca. Andiamo. Niente, siccome Luca è un regista, ecco, ci sta decidendo dove fare l'intervista. Mi siedo qui, va bene. Sto qui in piedi, così c'è dietro questa cosa. Questo bellissimo Colosseo, sì. Allora, io mi sono tolto la mascherina perché Vabbè, se no, può no, guardarmi anch'io, ma mi tanto sembra siamo una mascherina. lontani. Perché il sistema patriarcale è così radicato nel tessuto sociale e non si riesce proprio a scardinare? Guarda, io credo che ci sia stato un mix letale di più elementi. Uno è stato sicuramente che abbiamo avuto una dittatura fascista che è durata 20 anni, dove proprio le donne erano assolutamente screditate. Pensa che durante il ventennio fascista, se una donna stava a casa e faceva figli, le veniva data una medaglia. Le donne non potevano insegnare storia o filosofia, cioè erano proprio incoraggiate a stare a casa, a fare il cosiddetto angelo del focolare, perché comunque è un paese cattolico. Quindi questa figura della donna, la Vergine Maria o Maria Maddalena che è puttana, tu c'hai questa bipolarità, questa dicotomia. La donna o è madre o è puttana, non esiste una via di mezzo. Quindi diciamo che il mix di queste due cose, e poi dopo c'è stato anche 20 anni di no, 40 anni di televisione berlusconiana, perché è vero che il signor Berlusconi è in politica da 25 anni, ma da 40 anni è un imprenditore televisivo, e quindi ha fatto, attraverso le sue televisioni, che hanno formato l'estetica e l'immaginario di intere generazioni, il modello che viene proposto da queste televisioni berlusconiane di nuovo è la donna accondiscendente, la donna bionda, procace, mezza nuda, silenziosa. Da sempre io conduco un'attività ininterrotta di lavoro e se qualche volta mi succede di guardare in faccia una bella ragazza, meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay. Praticamente sono stati questi tre elementi: la Chiesa Cattolica, la dittatura fascista e la televisione berlusconiana. Io penso che le prossime generazioni saranno clean perché non avranno più questi elementi così forti, così fortemente presenti nella società, e quindi l'Italia fra 20 anni secondo me sarà un paese meraviglioso, però dobbiamo ancora aspettare un po'. Prima hai detto che devi combattere ogni giorno il tuo maschilismo. Certo, e penso per esempio a per quanto tempo non ho avuto amiche donne perché ho creduto alla leggenda nera che le donne fossero le peggiori nemiche delle altre donne. C'è ancora gente in questo paese che specula su quest'idea della famiglia, quella tradizionale, che ormai non esiste più, perché io personalmente nella mia vita non ho mai più incontrato quel tipo di famiglia, perché oggi tutti hanno famiglie allargate, genitori divorziati, famiglie omogenitoriali, cioè nella realtà, tantomeno nelle grandi città come Roma, Milano, Torino, Napoli, sono cose che vedi. Quindi quello che io credo che sia la responsabilità della nostra classe politica è far capire che la realtà è diversa dallo storytelling, da quello che gli hanno voluto far credere i mass media, in primis per vendere una copia in più del giornale, i politici per una questione strumentale, cioè diciamo che hanno molta responsabilità, sia la nostra classe politica che i nostri mass media, hanno una grande responsabilità. La teoria gender in realtà non esiste, nel senso la teoria del gender, di nuovo, è un'invenzione dei cattolici integralisti che hanno voluto far credere che la lobby gay volesse fargli omosessualizzare la società. In realtà non è così, in realtà non esiste nessuna teoria del genere, esiste solamente il fatto che fortunatamente oggi, in parte grazie agli Stati Uniti, dove queste cose sono arrivate molto prima, perché nelle università americane si studiavano i gender studies già 20-30 anni fa, si studiavano di women study, black studies, cioè il male to female, no? Il male to female è una cosa molto comune, l'abbiamo sempre vista, mentre invece il female to male è più inedito. In Italia non lo conosceva nessuno. Io, avendo vissuto a New York negli anni 90, già pensa negli anni 90 avevo conosciuto dei female to male.
E quando lo dicevo qui a Roma ai miei amici, dicevano: no, female to male, com'è possibile? Quindi nel nostro film abbiamo voluto fare questo coup de théâtre, questo colpo di scena, e abbiamo fatto vedere questo ragazzo che ci dice: io ero una femmina e ho cambiato e oggi sono un ragazzo. E questa è una cosa, insomma, abbastanza forte, perché pensare di... lui dice una cosa molto forte, lui dice giustamente: se tu da femmina diventi uomo, paradossalmente vieni accettato di più dalla società, perché tu stai passando dalla parte del potere, mentre invece quello che viene messo alla berlina, che viene deriso, che viene schernito, che viene offeso, è l'uomo che vuole diventare donna, perché in quel caso l'uomo sta rinunciando al suo potere. Quindi il suo potere metaforicamente è rappresentato dall'organo genitale, per questo noi abbiamo chiamato il film Dictatorship, ma Dick con questa K, no? E abbiamo aspettato tanto questa legge, finalmente 4 anni fa, quando l'hanno fatta, siamo stati i primi a sposarci, ma devo dire, noi non abbiamo mai avuto famiglie che ci hanno mai dato problemi, erano sempre assolutamente solidali, aperte, contente, quindi però so perfettamente che non è così per tanti, cioè noi facendo i nostri film abbiamo incontrato tanti gay, lesbian e gay che ci hanno raccontato quanto per loro sia difficile, addirittura gente che è dovuta scappare di casa, cacciati di casa o portati dal prete esorcista o portati dallo psichiatra, neanche dallo psicologo, dallo psichiatra, cioè no, storie terribili purtroppo, e quindi noi siamo assolutamente fortunati e ne siamo consapevoli.